Vampiro Pella, la puntata di ieri, 5 novembre 2015, di Grande Fratello. Una puntata scoppiettante, ricca di eventi e di novità che si sono verificate nel corso della stessa puntata. In questa puntata ci sono stati diversi colpi di scena. Ha fatto il suo ingresso la mamma di Barbara, o comunque la persona che è molto vicina a questa magnifica ragazza, da regina si è ammalata in Toscana, che ha per l'appunto fornito la sua presenza alla amata figliola. Ovviamente Barbara si è molto commossa, poi c'è stato un momento sentimentale in cui la bella Rossella ha visto suo papà dall'altra parte, si è anche ella commossa davvero tanto, si sono baciati, divisi però da un divisorio trasparente, senza poi però dimenticare anche il, come dire, l'uscita dal gioco della eliminata proprio la bella della Rossella. Purtroppo non ce l'ha fatta, non riesce a finire l'altra volta e questa volta è uscita. A questa puntata abbiamo avuto anche per un'altra novità, entrando infatti un nuovo concorrente che vi ricordo durerà per una settimana intera all'interno della casa più spiata d'Italia. Sto parlando di Lirio, ex fidanzato di Barbara, ma che si fa chiamare in questa settimana con il nome di Francesco, proprio perché la bella Barbara deve riuscire a mantenere questo segreto che lega lei a lui, quindi che appunto Lirio era il suo ex fidanzato. Negli occhi della bella Barbara ovviamente si è intravista un po' di emozione, un po' di sensazioni sopra le righe, che comunque è riuscita a tenere ben nascosti. Oltre a questo abbiamo avuto anche le nomination, ci sono stati gli scontri all'interno della casa del Grande Fratello, gli scontri che per l'appunto si sono avuti, e poi c'è stata l'uscita di Luigi, questa uscita che non ci si aspettava si verificasse, e quindi è andata così. Vi ricordo, ripeto, che Anna e Iuri, la coppia formata da mamma e figlio, quindi mamma Anna, Iori figlio, era questo il segreto che li legava per una settimana di tempo. Sono riusciti a scoprire qual era il segreto di questa coppia e sono riusciti a scoprirlo il buon Simone e la brava e simpatica Rebecca De Pasquale. Beh, che dire, ragazzi, una puntata molto bella, secondo me. In nomination, se non vado errato, sono finite la bella, il bravissimo Simone, e se non vado errato anche Rebecca, ma potrei sbagliarmi anche perché non sono riuscito a vedermi bene per tutta la puntata. Per quanto vi ringrazio per l'ascolto e per la gentile visione, fatemi sapere cosa pensate di quella puntata di ieri, 5 novembre 2015, di Grande Fratello. Devo dire, devo essere sincero, che questa edizione nuova di Grande Fratello mi piace molto, mi appassiona e mi trasmette il buon umore. Grazie, a presto.